Dopo l'ultimo aggiornamento di Windows 11 che ci permette di abilitare Microsoft Copilot, per chi non sa che cos'è, non è altro che un'intelligenza artificiale che ti permette di avere un assistente virtuale il più naturale possibile e aiutarti a lavorare in modo molto più intelligente e veloce sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale. In questo video andremo a vedere come abilitarlo in pochi minuti, anche perché Microsoft l'ha reso disponibile per tutto il mondo tranne che in Europa e noi adesso andiamo ad attivarlo. Allora, per prima cosa assicuratevi di aver installato gli ultimi aggiornamenti e qui controllate se avete aggiornamenti da fare. Mi raccomando, andate a farli, anche perché se non è aggiornato potrebbe non funzionare e quindi aggiornatelo e riavviate il vostro PC. Bene, una volta che avete aggiornato e riavviato il vostro computer, collegarsi su questo sito GitHub e andiamo a scaricare questo tool che troveremo qui, clic per il download di questo archivio e una volta fatto andiamo ad aprirlo e qui troveremo questa serie di file e andiamo a estrarre tutti questi file, quindi cliccare su sfoglia e seguire questo percorso, quindi questo PC, dopodiché la cartella di Windows e infine su System32, selezionare la cartella e andiamo a copiare tutti i file, qui cliccare su continua e una volta fatto qui andiamo pure a chiudere tutte queste finestre, dopodiché sotto in descrizione troverete tutti questi comandi che dobbiamo eseguire sul prompt dei comandi, ci basta semplicemente andare a copiarli uno per uno ed eseguirli nella maniera corretta, quindi andiamo ad aprire il prompt dei comandi esegui come amministratore, incolliamo il primo comando, dopodiché continuiamo con il secondo e via via tutti gli altri, quindi andiamo a copiarli, mi raccomando di eseguirli nella maniera corretta affinché funzioni alla fine. Bene, una volta fatto possiamo andare ad abilitare anche il touchpad, anche perché il tool che abbiamo scaricato dal sito di GitHub ci permette di abilitare anche il nostro touchpad, ci basta andare sulla barra di ricerca e cercare Regedit e andiamo ad aprirlo come amministratore e anche qui dobbiamo seguire questo percorso, oppure vi basta semplicemente copiarlo, che ve lo lascio sotto in descrizione, copiare il percorso e incollarlo qui in alto, diamo l'invio e ci porterà all'interno di questa cartella e qui clic sul tasto destro del mouse, quindi nuovo D-Word 32 bit e qui andiamo a rinominarla in Touchpad Desired Visibility, oppure vi basta semplicemente, anche questo ve lo lascerò sotto in descrizione, copiare questo nome e incollarlo e una volta fatto facciamo doppio clic sul Touchpad e qui vediamo che il valore è 0, andiamo a portarlo a 1, diamogli l'ok ed ecco vediamo l'icona del touchpad apparire. Se invece vogliamo eliminarla ci basta semplicemente fare doppio clic nuovamente e tornare al valore 0 e vediamo che sparisce, rimettiamola sull'1, diamogli l'ok e qui andiamo a chiudere tutte le finestre. A questo punto non resta altro da fare che riavviare il computer per rendere effettive tutte le modifiche. Una volta riavviato andiamo sulla nostra tastiera, tasto di Windows più R, si aprirà esegui e qui andiamo a inserire questo comando che troverete sempre sotto in descrizione, vi basta semplicemente copiarlo, incollarlo, diamogli l'invio ed ecco qui il nostro copilot pronto all'uso. Provo ad esempio a chiedergli di crearmi un post ad esempio di 3 paragrafi sulla crisi economica nel mondo, invio. In confronto a tante altre intelligenze artificiali, questo li supera, ma di gran lunga. Questa volta provo a chiedergli di generare ad esempio un'immagine, gli chiedo di creare ad esempio una città futuristica, ci basta attendere qualche secondo ed ecco qui il risultato. Devo dire che ha una precisione davvero pazzesca e una qualità veramente fantastica. Provo ad esempio a chiedergli qualcos'altro, magari un'immagine un po' strampalata. Provo a chiedergli, mi crei un'immagine di un gatto su un cavallo. Ed ecco qui il risultato, è di una precisione veramente pazzesca. Un'altra cosa che voglio farvi vedere, andiamo a creare un comando rapido sul nostro desktop in modo da aprirlo molto velocemente. Quindi tasto destro del mouse, crea nuovo collegamento e qui andiamo a inserire il comando che abbiamo usato per aprirlo su esegui. Vi basta andare nuovamente a copiarlo e incollarlo, andiamo avanti, diamogli il nome Copilot, diamogli l'ok e qui volendo possiamo anche cambiargli l'icona, quindi tasto destro del mouse, proprietà,
cambia icona e qui potete andare a scegliere l'icona che più vi piace o più vi si adatta e salva il tutto. Bene, questo è tutto, spero che il video sia stato utile, se lo è stato lascia un bel like e iscriviti al canale per non perderti i prossimi aggiornamenti e fatemi sapere se siete riusciti ad attivarlo.